cavolo del tutto questo approccio. Perché tutte le cose vengono affrontate, questo è che voglio dire adesso in conclusione, perché sennò non finiamo più. No, l'azienda è presente, esatto, ma infatti è assolutamente costruttiva e ho colto l'occasione per dire che anche su questo aspetto c'è una forte sensibilità dell'azienda a curare questi dettagli e cercare di trovare soluzioni, perché siamo un'azienda certificata, abbiamo certificazioni di qualità, di ambiente, di sicurezza, certo, di riduzione dei consumi energetici, anche su questo stiamo lavorando ed è per questo che noi promuoviamo attività di conferimento automatizzato, informatizzato, proprio per ridurre anche la presenza dei mezzi nel territorio, lo spostamento dei mezzi, il consumo di materie prime, di carburante, di materie non rinnovabili. Ma noi stimoliamo soltanto, noi. Poi siamo dei bravi ragazzi. La polemica sulla macchinetta fuori strada nasce dal fatto che il paese più vicino, il paese vicino a noi, a San Nicolò Arcidano, lei va, è pulito lo stradone. Ma ci sono anche gli spazzini con le scope, però. Però non è pulito solo lo stradone principale, sono pulite anche le stradine interne. È questo che tu dici, caspita, 400.000 euro per una macchinetta, fai lavorare 40 disoccupati, sei felice perché dai da vivere, gira l'economia, riapriamo i negozi. Non è una sola una macchinetta, cioè lo spazzamento meccanizzato, no, lei c'è tutto a mano, lì è tutto a mano, sì, vada tranquillo, tutto a mano. Posso fare una domanda? Come mai gli operatori non hanno una paletta con una scopa presso? Come io l'altro giorno si è rotta la busta dell'umido, gli ho detto a quell'operatore, ma scusa, non mi dirà che adesso mi lasci questa porcheria qui in terra? E come vuoi che te lo raccolgo? Con le mani, io non ne ho attrezzatura per raccogliere l'umido. Ok, adesso non so, saprò cosa, se dovesse risuccedere, saprò cosa rispondere. Ok. Eventualmente ho trovato quello lì che ha voglia, ma fate le segnalazioni. Ehi, a me non è che devo raccogliere con le mani. Le faremo. Sì, le faremo, così facciamo un riciclo anche delle persone che lavorano. A questo le numero faremo. Sul volantino? Questo numero sul volantino? Se mi rispondono. Ci sono determinati. Mi dispiace, però poi vedere la guerra di sì, sì, conosciamo. C'è un'arroganza. Documenteremo tutto. Hanno tagliato l'erba da mia mamma ieri mattina. Mia mamma, ha 82 anni mia mamma, cioè mia mamma sarà tagliata lei vicino a casa sua, più giù l'hanno tagliata gli operatori, hanno lasciato sé il farinaccio. Mia mamma gli ha detto, ma adesso non mi lascia, adesso questo è il vento, io ho già tagliato l'erba, mi va tutta questa terra dietro casa mia. Signora, cosa vuole che le passiamo, anche l'aspirapolvere? Beh, lì l'operatore... Cioè lì dopo no, calmino, dopo no, perché date una calmata nel rispondo. Cerchiamo, no, mia mamma sarà pulito mia mamma prima che passaste voi, era già pulito pezzo di mia mamma. Allora, il senatore fa. Ora facciamo l'operatore taglia il portatore grosso, poi la spazzatrice, indicazione, prima di fare rientro, passare nelle zone. Sì, ma bastava dire signore un attimo, poi passiamo. No, oggi deve passare se aspira polvere muro. L'operatore voleva fare magari ironia, spiccia e anche stupida, passatemi. Non ha aspettato nella sintesi cosa siete neanche di diritti comunali, sarà pulito mia mamma. Bastava dire se c'è la quale signora, non dubiti, passerà la stessa 600 la mattina e le pulirà quello che possiamo a livello di fine. E avrebbe fatto una migliore giù. Abbiamo fatto una soprattutto, migliore soprattutto. La conseguenza è una ringrazione anche per la segnalazione. Perché domani parlerò con la squadra di servo e stia sicuro che si parleranno. Chiudendo nella segreteria anche le utenze fuori non presenti ai comuni di Cuspini, io le volevo rispondere, lei dice bene, turista, dove lo metto? Il più dice, no, quando è che c'è un prezzo di quello che può fuori dal finestrino, però... Rieducatevi un po'. Scusa un attimo, certo io non ho capito il discorso che vuoi fare, però ti voglio dire una cosa, a Cuspini è venuto uno che è residente a Cuspini, si è portata tutta la notizia che aveva dato, è entrato 8 volte là dentro con l'ape. Non ti viene il dubbio che magari non è casa sua? Io per portare di notizia lì... Guarda te che...